così fine mai tre, eh? Così fine mai tre. Cara Giorgia Meloni, iniziamo male, perché potresti finire anche alle 8 di domani mattina, ma non stai mungendo le vacche, non stai andando a zappare la terra, non stai raccogliendo le patate, sei comodamente seduta su una poltrona, servita, riverita, e stai lavorando, stai facendo quello che sei chiamata a fare. Gli italiani ti hanno voluto, gli italiani ti hanno votato e adesso ti tocca lavorare. Però in tutto questo stavo guardando appunto la diretta del Parlamento, c'erano i discorsi di tutti i partiti in merito alla fiducia o meno al governo di Giorgia Meloni, stavo ascoltando con grande amore e con grande rimpianto il discorso di Giuseppe Conte, per me lui presidente della nostra Italia. Lo rimpiango tantissimo, sinceramente. Però la politica è anche questa. È giusto che ci sia una rotazione di ruoli, è giusto che ci siano dei periodi per tutti. Adesso è il momento di Giorgia Meloni e staremo a vedere quello che ha in serbo per noi. Sicuramente, come afferma Giuseppe Conte, ci sono tante incongruenze nel discorso di Giorgia Meloni. Innanzitutto non ha parlato minimamente di quello che è il tema centrale di questo nostro momento, la crisi che stiamo vivendo rispetto al caro bollette. Non ha speso una sola parola a riguardo. Rispetto all'argomento guerra non ha detto la parola fondamentale che è pace. Pace, piace, non l'ha detta. Rispetto ai diritti che vuole garantire a tutte noi donne, è peccato che Gasparri, come ho detto in qualche video fa e tutti mi hanno attaccato, ma non è vero, non è vero, invece è vero, Gasparri ha fatto una proposta di legge, la proposta che va a modificare quella che è la legge 194 sull'aborto. E poi ancora reddito di cittadinanza. Come dice Giuseppe Conte, voi che guadagnate 500 euro al giorno fate la guerra ai poveri che ne guadagnano 500 al mese. Questa cosa non si può sentire perché i furbetti percettori di reddito rappresentano l'1% e il Movimento 5 Stelle non appoggia i furbetti del reddito di cittadinanza, ma è l'1%. Le restanti persone meritano un po' di serenità grazie al reddito.